Nelle scorse settimane il Cineteatro Garibaldi di Giarre ha ospitato A Night with Queen, uno spettacolo innovativo, teatro e musica dal vivo sullo stesso palcoscenico, per ripercorrere le tappe fondamentali di un gruppo che ha segnato la storia della musica, i Queen. Un viaggio musicale per raccontare una band che ha dato alla propria epoca anche un contributo sociale e culturale. Sentiamo le impressioni a caldo del pubblico subito dopo lo spettacolo. Com'è stato questo spettacolo questa sera? Entusiasmante, mi è piaciuto molto, mi ha riportato indietro di 30 anni e questo è sempre bello. E poi valido, veramente valido. Bravissimo il cantante, bravissima la banda. Molto piacevole, molto, come dire, trainante, molto bello comunque. Da rivedere. Sì, senz'altro. Formidabili, eccezionali, bravissimi. Lei, bravissimi, fantastici. Da rivedere. Un'opinione a caldo sullo spettacolo. Davvero emozionante, davvero. Grazie a tutti e complimenti agli artisti. Bellissimo. Bellissimo, complimenti, da vedere assolutamente. Era difficile raccontare Queen. Secondo lei questo connubio tra musica e teatro ha espresso effettivamente il cuore della band? Sì, secondo me sì, anche perché c'erano delle particolarità che non conoscevo, nonostante amassi Queen. Comunque sì, è stato un bel connubio, un bel mix e ci hanno reso davvero, ecco, la storia dei Queen nel corso degli anni. Sono una bella serata, grazie. Bello, bellissimo, hanno suonato secondo me benissimo, egregiamente, il cantante favoloso e gli attori altrettanto, per cui soddisfattissima, ecco, anzi complimenti per questo spettacolo. La parte più che l'ha colpita di più dello spettacolo? La parte più interessante dello spettacolo è stata sicuramente la parte recitata, la cover band veramente davvero bravi, però i ragazzi, soprattutto Freddy, è riuscito ad esprimere al meglio l'anima e il cuore di questo gruppo che nonostante gli anni resteranno sicuramente indelebili nella memoria. John, ascolta, io ho capito quello che vuoi dire e ti prometto che quel giorno darò il massimo di me stesso. Ma noi siamo solamente una band. Cantiamo We Are the Champions e subito dopo diciamo le stronzate più assurde. Noi siamo delle sinuose silhouette che emozionano la gente. Possiamo essere la colonna sonora di una vita intera, di un attimo solo o di una storia d'amore. Ma dobbiamo per forza essere veri, se no non potremo mai salire su quel palco. Freddy, non esisterà mai uno come te. E meno male, con tutto ciò che spendo per trattamenti di bellezza. E poi io credo che se dobbiamo fare una cosa, beh, allora facciamola con stile, no? Beh, è come dargli torto. Io ho chiamato mio figlio Rufus Tiger. Pazzo! E poveretto tuo figlio. Comunque, ragazzi, parlando di cose serie, questo pezzo su Martin Luther King, allora, One Vision. Cosa vi ha colpito di più dello spettacolo stasera? Anche lei. Non saprei, tutto bello è stato, bellissimo, veramente. Questo esperimento, tra virgolette, del teatro e musica insieme, pensa che abbia reso bene. Quindi non mi è nuovo, sono molto esperta no, però seguo, quindi grazie. Pensa che questo spettacolo abbia reso effettivamente, abbia aiutato a comprendere meglio quella che è stata una grande band? Sicuramente, uno spettacolo bello, una bella serata. A me è piaciuto molto, anche il fatto che hanno fatto questo musical, concerto, teatro, bella, una cosa non è banale, una cosa non banale. Noi stavamo commentando proprio questo. Un'opinione a caldo sullo spettacolo. Bellissimo, mi è piaciuto molto. Li ho seguiti da tanto tempo e oggi mi è piaciuto veramente molto. Abbiamo rivissuto per un attimo i nostri anni 80,
per noi che ora non siamo più trentenni, sicuramente è stata una bellissima rivisitazione. È stata emozionante anche l'interpretazione, molto fedele in moltissimi passaggi. È una bella documentazione anche storica. Quanto è importante, quanto si è perso, diciamo, oggi andare a teatro, andare al cinema, insomma, quanto è importante servirsi di questi mezzi per attingere anche ad alcune storie? Ma sicuramente gli anni Ottanta non avevano Facebook, non avevano questa purtroppo distraente cultura del cellulare, e quindi si era molto più vicini a questa realtà artistica, musicale, e i Queen fanno parte, diciamo, di quell'epoca, di quella storia. Sicuramente oggi i Queen non avrebbero tanta fortuna, purtroppo. Teatro e musica sapientemente incastonati dai due registi Alfio Zappalà e Salvo Loverde a creare una cronistoria brillante e coinvolgente, e Night with Queen è pronta a calcare la scena nazionale. Da dove viene questa idea? Diciamo che questa idea sicuramente nasce da una mia grande passione per i Queen e poi per il fatto che con questa band, con i Liar, ci sono da 14 anni, e quindi magari sai, una certa maturità musicale nasce spontaneamente, cresce spontaneamente e si trasforma in qualcosa di diverso. Quindi il nostro modo di raccontare i Queen oggi è diventato questo spettacolo. Unire musica e teatro poteva essere pericoloso? Assolutamente sì, perché comunque non conoscendo bene il pubblico che, teatrale, insomma, che trovano a teatro, è stata una scommessa. Ecco, ho trovato Alfio Zappalà che ha creduto in questa idea, ha detto sì, va bene, realizziamola, e quindi da qui è partita la nostra ricerca degli attori che potessero ricoprire questi ruoli, e poi abbiamo cercato di raccontare appunto questa storia nel più breve tempo possibile, che diciamo è un parolone, però in realtà 1 ora e 40 di spettacolo per raccontare la carriera dei Queen è un tempo brevissimo. E cosa avete scelto? Abbiamo scelto i punti fondamentali della carriera, della loro carriera, quindi il loro primo singolo. Infatti apriamo con il loro primo singolo, poi siamo andati avanti toccando proprio i momenti più importanti, come nel 75 l'uscita di Bohemian Rhapsody, oppure nel 82 con la collaborazione con David Bowie per Under Pressure, il momento saliente dell'86, quindi la preparazione del concerto di Wembley, per poi finire con The Miracle e Innuendo. Adesso lo spettacolo continuerà a viaggiare? Sì, quindi the show must go on, come dicevano appunto i Queen, continuerà a viaggiare e lo farà a territorio nazionale. Quindi abbiamo la collaborazione con Alfio che andrà avanti. Oggi è stata, diciamo, la chiusura di queste due date al Cineteatro Garibaldi di Giarre, che ci hanno permesso di creare una base, un punto di partenza sul quale partire. Molto, molto, siamo molto gasati e, diciamo, ricchi di tante piccole parole, feedback, come si utilizza oggi, del pubblico che ha visitato queste due serate. Quindi da questo ripartiremo migliorandoci sempre di più e creando appunto uno spettacolo che sia attualmente unico, credo, però noi ci mettiamo i mezzi per renderlo sempre più unico. Possiamo fare un bilancio di queste due giornate? Beh, il bilancio sicuramente è positivo, nel senso che la risposta del pubblico, che è la risposta più importante, è stata positiva sia in entrata che in uscita soprattutto, cioè il pubblico è uscito entusiasta e ha promosso lo spettacolo. Questa è la cosa più importante per uno spettacolo, che venga apprezzato e riconosciuto dal pubblico, perché poi il pubblico sarà la migliore pubblicità, il passaparola del pubblico sarà la migliore pubblicità. Per quanto riguarda l'allestimento
ci riteniamo comunque soddisfatti perché questo per noi era un banco di prova. A Night with the Queen è stato prodotto da Archidrama, Cineteatro Garibaldi Giarre e Prima Musica e ha debuttato in questa occasione, in questi due giorni. Quindi essendo un banco di prova bisognava vedere se tutto funzionava così come era stato immaginato, pensato e poi provato. E ha funzionato e ci riteniamo soddisfatti del risultato raggiunto ad oggi. Ci saranno dopo questo altre sperimentazioni, magari unendo altri linguaggi artistici? Sì, diciamo che per quanto mi riguarda, soprattutto come regia, questa non è la prima esperienza, perché lo scorso anno ho prodotto uno spettacolo similare che si chiamava Ulisse l'esploratore dei mari e anche quello era uno spettacolo che vedeva la contaminazione tra la musica e il teatro in scena, e quindi già ho fatto qualcosa del genere. Adesso più che altro l'obiettivo su A Night with the Queen è quello di far partire una distribuzione a livello nazionale. Abbiamo già lavorato sotto questo aspetto a una programmazione per distribuire lo spettacolo nei teatri e nelle piazze e presumo che il potenziale per fare una bella tournée ci sia.